mondo scoprirai, molte cose imparerai. Blippi! Sono io, Blippi! Guardate dove sono! Wow! Oggi mi trovo all'iFly Indoor Skydiving a Seattle, Washington! Ragazzi, che forza! Sì, paracadutismo indoor! Già, quando si fa paracadutismo ci si lancia giù da un aereo! Wow! Wow, che paura! Poi si apre il paracadute e si atterra sul suolo. Oggi però noi faremo paracadutismo al chiuso. Sì, ci sono delle ventole giganti che spingono l'aria con potenza verso l'alto. Tu sei in mezzo e in questo modo voli. Sì, sono davvero molto emozionato. Andiamo! Ciao! Benvenuto all'iFly, Blippi! Grazie dell'invito! Vai pure al piano di sopra, noi siamo pronti a farti volare. D'accordo, forza, andiamo! Zona di osservazione del volo. Oh, la zona di osservazione dovrebbe essere quassù. Oh, sono così emozionato! Wow! Eccola qua! Wow! Questa è la zona di osservazione e da qui si può guardare. E questo? Questo è il tunnel del vento. Oh, sono molto emozionato! Guardate qua! All'interno della camera di volo ci sono molte palline tutte colorate e anche qualche giocattolo! Ehi, ho un'idea! Perché non facciamo partire la camera di volo e vediamo quali oggetti si mettono a volare per primi? Andiamo! Wow, wow! Ehi, aspettate! Indossiamo i dispositivi di sicurezza! Ehi, proprio laggiù ci sono gli armadietti gialli! Wow! Sì, è questo! D'accordo, questi sono gli occhiali. Oh, sono puliti! Proteggono gli occhi. Perfetto. Poi i tappi per le orecchie. Mettiamolo nell'orecchio. Perfetto. E ora questo. E qui c'è l'altro orecchio. Ora sono entrambe tappate. Bene, adesso così noi possiamo entrare e vedere quali oggetti volano. Wow! Guardate qua! Abbiamo un contenitore! Quindi vedremo quali oggetti volano per primi. Ed ecco che qui abbiamo delle normali palle da wiffle, una blu e una rosa. Oh, c'è una paperella di gomma! Ehi! E un pollo di gomma! D'accordo! Ehi, guardate laggiù! Wow! Una grande palla da basket! Wow! Bene! Avviamo la camera e vediamo quali oggetti volano prima! Wow! Lo sentite? Wow! Le palline iniziano a muoversi! Wow! Prendiamo le palline! Perché non versiamo un po' di quest'acqua e vediamo se fluttua nell'aria? Pronti? Wow! Wow! Avete visto? Vedete come vola nell'aria? Wow! Ci vediamo dopo, goccioline! Volano davvero molto in alto nell'aria! Ne aggiungo altre! Wow! Ancora un po' e poi ho un giocattolo segreto! Wow! Wow! Mi stanno colpendo! Mi sto bagnando! Va bene, guardate qua. D'accordo. Allora,
Vedete laggiù? C'è un magnifico fucile ad acqua. E adesso lo riempio. Molto bene! E adesso che è pieno di acqua, siete pronti? Wow! Di solito quando lo uso, gli spruzzi vanno molto lontano. Ma ora... Wow! Wow! È davvero una montagna d'acqua! Wow! È stato molto divertente giocare con questi giocattoli e vedere che cosa è capace di fare l'acqua quando l'aria arriva velocissima dal basso. Lo scopo di questo posto non è far volare i giocattoli, è pensato per i corpi e per volare nell'aria noi stessi. Quindi impariamo come possiamo fare nell'aula! Wow! D'accordo, cosa facciamo? Ehi, Blippi, guarderemo un breve video, ti insegneremo ciò che ti serve sapere e poi voleremo. Fantastico, suppongo di dover guardare il video. Wow, che video forte! D'accordo, Blippi. Ora sai come si vola, giusto? Sì, direi di sì. E ora qualche domanda. D'accordo. Cosa vuol dire questo? Allungare le gambe. Corretto. E quest'altro? Piegare le gambe. E questo dice di rilassarsi. Esatto, un po'. Bene. Regola numero uno. Mento in su. D'accordo. Sembra che tu sia pronto a iniziare. Ora indossa l'attrezzatura. Va bene. Prendi il casco, gli occhiali e la tuta da volo. D'accordo. Fai pure. Ora indosso tutti i dispositivi e poi potrò volare! Sì! Bene, ho parecchie cose da mettere. Guardate qui, devo indossare la tuta da volo, il casco, gli occhiali e i tappi per le orecchie. D'accordo? 3, 2, 1... Wow! Guardate qua! Ah, come sto? Sono pronto a volare! Andiamo al tunnel del vento! Che vuol dire volare molto in alto. Wow, è stato stupendo! Bene, ora facciamo andare l'esperto. Forza! Sarà fantastico! Wow, guardate il macchinario! Wow, è davvero enorme! Bene, ci siamo! Thank you.
l'avete visto? Andava in alto e poi giù. E poi ruotava e si agitava qua e là. Scherzo, non si è agitato, è rimasto molto calmo. Sì, è stato fortissimo, mi sono divertito molto. Quando sono entrato io c'era un sacco di aria proprio qui che mi premeva sul petto e sul corpo. Quando mi chiudevo andavo verso il basso, invece quando mi aprivo andavo in alto. Questo succede ovviamente perché c'è una superficie maggiore. Wow, ragazzi, è stato uno spasso. Sapete, non vedo l'ora di rifarlo. Flippy, hai fatto davvero un ottimo lavoro. Ecco un certificato di volo e ci piacerebbe se tornassi a trovarci per imparare nuovi trucchi. Sei stato bravo, complimenti. Grazie, grazie mille. Wow, ho ricevuto un certificato di volo perché ho completato un volo a Lifefly. E vai! È stato divertentissimo stare a Lifefly Indoor Skydiving a Seattle, Washington. È stato davvero forte avere tutta quell'aria che mi spingeva dal basso e aver provato come ci si sente quando si vola. Mi sono divertito molto, ma siamo arrivati alla fine. Se volete vedere altri video come questo, vi basta cercare il mio nome. Facciamo lo spelling del mio nome? Pronti? B-L-E-P-P-E. Blippi! Ottimo lavoro! Bene! Alla prossima! Ciao ciao! Il mondo scoprirai, molte cose imparerai. Blippi! Hey! Sono io, Blippi! E oggi saliremo a bordo di questa grande barca! Wow! È enorme! Già! Sono emozionato perché voi e io siamo qui al Pier Dolphin Cruises a St. Petersburg in Florida. Andremo ad esplorare e a conoscere meglio tante creature marine. E magari vedremo qualche delfino! Ciao ciao! Evviva! Dai, andiamo! Siamo saliti a bordo della barca! Già! Ed è davvero fantastica, perché non è una normale barca. Questa è una barca grandissima per molte persone. Si chiama catamarano. Già! Guardate quanti posti! Wow! E guardate cosa c'è qui! Già! Questo è un retino veramente gigante! Ma questo non serve a pescare pesci. No, questo retino è molto importante nel caso vi cada qualcosa fuori bordo. Potete tirarlo su. Così non andrà perso. Ok, rimettiamo il retino qui dietro. Wow, guardate un po'. Già, è una mega spazzola. Che sciocchino! Questo non è uno spazzolino da denti, no! Questo spazzolone è molto adatto per pulire la barca. È l'ideale per grattare via lo sporco e magari anche i cirripedi. Già, si usa così. Pulito splendente! Già! Ok, rimettiamolo a posto. Abbiamo pulito abbastanza per oggi. Wow, vediamo che altro c'è! Avete visto? Guardate qui! Il soffitto è del mio colore preferito, arancione! Già! Wow! Ed è un soffitto davvero molto importante! Già! Sono giubbotti di salvataggio! Guardate! Wow! Sì! Questi giubbotti sono super importanti perché se si finisce in acqua aiutano a galleggiare! Vi mostro come si indossano! Ciao! Poi si prende il gancio. Così rimane allacciato e potete stare al sicuro. Già! Guardate, dei berretti da capitano. Un berretto, due berretti. Che ridere! Guardate, è il mio amico, il capitano Christian. E lui è un capitano in carne e ossa! Già! È meraviglioso!
Ma che fa un capitano esattamente? È un lavoro molto importante. Noi conduciamo la barca, controlliamo che tutti siano al sicuro e che tutti si divertano a bordo. Vai! Sembra veramente un lavoro bellissimo. E magari un giorno, da grandi, diventerete capitani anche voi. Già! Però, capitano Christian, portare una barca sembra un'impresa un po' complicata. Ci sono un sacco di pulsanti e leve. Sì, sono parecchi. Wow. Questa, ad esempio, si chiama manetta. Oh, forte! In pratica, se la spingi in su, la barca va avanti. Se la abbassi, la barca va indietro. Ho capito, ora proviamo. Spingiamo la manetta in su. Sì, così la barca va avanti e... invece così va indietro. Ok, forte. E invece questo è il timone, una parte molto importante della barca. Serve a dirigerla verso destra o verso sinistra. Vuoi provare? Sì, voglio provare. Mi metto qui. Sono quasi pronto per essere un capitano. Avete visto? Somiglia molto al volante di un'automobile, a parte il fatto che è molto più grande, perché è una barca enorme. Wow! E questo che cos'è? Quella è la bussola. Ci dice dove è il nord, il sud, l'est e l'ovest e in che direzione vogliamo andare. Wow! È grandioso! Ti indica tutte le direzioni e anche dove andare. Ehi, guardate, c'è un microfono! Pronto? Pronto? Un grande benvenuto a bordo dal capitano Blippi! Che sciocchino! Ehi! Non vedo l'ora di andare a cercare i delfini con voi, ma prima penso che voi e io dovremmo conoscere meglio gli animali marini. Fortuna che qui con me c'è la mia cara amica Mackenzie Mungai. Già! Dovete sapere che lei è un vero biologo marino. Ciao Mackenzie! Ah, ciao! Mackenzie, che fa di preciso un biologo marino? Un biologo marino è una persona che studia l'oceano allo scopo di proteggerlo. E qual è l'aspetto della tua professione che ti piace di più? L'aspetto che mi piace di più del mio lavoro è la possibilità di studiare l'oceano e insegnare agli altri l'importanza di proteggerlo affinché il nostro pianeta possa vivere più a lungo. Wow! Questo mi pare un concetto molto importante. Noi vogliamo conoscere meglio gli animali dell'oceano e forse Mackenzie può aiutarci, già! Allora, sembra che qui ci siano delle creature marine. Che cosa sarebbe questo? È un granchio reale ed è il mio animale preferito tra quelli che oggi abbiamo nella vasca tattile. Wow, posso prenderlo? Ma certo! Bene, ok, lo prendo, ma con molta delicatezza. Ciao, signor granchio reale! Wow, guardate quante zampe! Già! E quante zampe ha? Wow! Ehi, contiamo insieme le zampe del granchio reale. Una, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ha 10 zampe! Wow! Sono un mucchio di zampe! Proprio tante! Sì! Oh, Mackenzie, guarda! Sembra che abbia dei cirripedi sul dorso. Sì, hai ragione, ha parecchi cirripedi sul dorso. E il motivo per cui si trovano sul granchio è che i cirripedi sono dei parassiti e perciò si attaccano agli animali dell'oceano che si muovono più lentamente. Certo. I granchi reali sono molto lenti, quindi si ritrovano ricoperti da tanti cirripedi. Ma questo è anche un segnale di buona salute, perché se i cirripedi si attaccassero ad animali con un'andatura rapida, allora vorrebbe dire che quegli animali sono probabilmente molto malati. Wow! Quindi se vedete una tartaruga che di solito è veloce e piena di cirripedi, forse quella tartaruga è malata e le serve un dottore. Ok, bene, è proprio forte. Mi piace, signor granchio reale. Adesso ti rimetto nell'acqua. Ciao, ciao! Wow! Mackenzie, credo di sapere che cosa sia questa. Ehi, ciao! Guarda, questa è una stella marina. Esatto. Wow! Guardate quant'è bella! Ha il dorso di una specie di grigio verdastro e la pancia, wow, la pancia invece è gialla. Oh, Mackenzie, mi fa il solletico. Che cosa sono tutti questi tubicini? Oh, quei tubicini si chiamano pedicelli ambulacrali e le servono per muoversi sul fondale marino. Ha un sacco di graziosi pedicelli. Ecco, guardate. Wow! Ok. Quindi, questa stella marina è splendida, come il granchio reale. Adesso la rimetto nella vasca. Ecco, ciao ciao, stella marina! Wow! Vedo che ci sono anche molte conchiglie. Oh, ce n'è una qui. E questa...
È pesantissima! È pesante come una pietra! Belle! Ma che conchiglie sono? Allora, questa che pesa come una pietra è una vongola. Wow, però è una vongola! E quest'altra cos'è? Questa invece si chiama Melongena corona. Sono praticamente due specie diverse di molluschi e infatti rientrano in due classificazioni diverse. Questa è composta da due metà identiche corrispondenti come le vostre mani, quindi se le unite formate un guscio bivalve, come quello della vongola. Wow, anche questa è bivalve. Questa non è bivalve, questo è un gasteropode. Non è diviso in due metà identiche corrispondenti. Wow, buono a sapersi. Bivalve, gasteropode. E questo sembra che abbia in testa una piccola corona da re. Re Blippi! Con un fantastico gasteropode. Che buffo. Beh, sono proprio delle belle conchiglie, ma adesso è meglio rimetterle nell'acqua. Wow! Mackenzie, dai un'occhiata! Guarda un po' questo! Sembra che viva dentro un guscio di mollusco! È vero? Ma non lo è! Non è una lumaca di mare! No, esatto! Infatti questo è un paguro! I paguri sono molto diversi dai molluschi, perché i molluschi sono sì delle lumache, però si costruiscono la propria casa, cioè creano la propria conchiglia. Questi invece prendono in prestito le case altrui. Ciao, signor Paguro! Lui prende in prestito una casa, non la costruisce da solo, però è carino lo stesso. Wow, mi pare che abbia anche una piccola chela. Non voglio che mi pizzichi, quindi lo rimetto nella vasca. Ecco, ciao ciao, signor Paguro! Ciao ciao! Wow! Mackenzie, guarda questo! Questo ha una conchiglia gigantesca! Ma che creatura è? Si chiama Sinistro Fulgur Perversum. Posso prenderlo? Certamente! Ok, ecco qui. Ciao, Sinistro Fulgur! Wow! Ehi, Mackenzie, anche questo è un mollusco? Certo, anche questo è un mollusco. Oh, è grande, somiglia a quello piccolo di prima, ma in più a questo... che cosa sarebbe? Questo è il suo piede, ma viene propriamente detto opercolo ed è interamente costituito di cheratina, proprio come le nostre unghie. Wow! Un opercolo? È veramente un parolone, quindi io lo chiamerò solo piede di lumaca, sì! Ehi, molte creature marine hanno i piedi, come voi e me! È pazzesco! Beh, ora rimetto anche lui nell'acqua. Wow, è stato forte conoscere tutti questi diversi abitanti del mare. Ma, Mackenzie, che cosa sono quelle? Ecco, queste sono spugne. Noti la differenza tra l'una e l'altra? Dunque, questa qui sembra quasi nuova. È di colore giallo. E questa invece? Beh, questa... sembra una spugna, ma un pochino sporca. Sì, è sporca. Questa l'ho appena trovata, arriva direttamente dalla spiaggia. Vivono proprio qui, nella baia di Tampa. E sono molto preziose per l'ambiente perché possono filtrare centinaia di litri d'acqua ogni giorno e ripuliscono il mare. Tu riesci a individuare qualcosa di strano su questa spugna? Wow, guardate questa spugna. Filtra molte impurità presenti nell'acqua. Ecco, c'è un filo blu qui e dello spago. E questi sembrano dei fili d'erba. Wow! Mackenzie, è fantastico che tu l'abbia trovata nell'oceano. Wow! E questa sembra che sia stata pulita, no? Sì, esatto. Raccogliamo le spugne, le alleviamo qui da noi, in Florida, e le ripuliamo così si possono usare per farsi la doccia o anche per lavare i piatti. O anche per lavare l'auto. Wow, le spugne sono grandiose. Grazie mille, Mackenzie. Wow, è stato divertente conoscere tutte queste creature marine e ora è il momento per tutti noi di ammirare i delfini! Ma dobbiamo essere certi di poterli osservare nel loro habitat naturale, perché bisogna essere gentili e rispettosi verso tutti gli abitanti del mare. Già! Ok, per noi è arrivato il momento di salpare! Andiamo! Ah, non sto più nella pelle dall'emozione! Già! Andiamo ad aiutare il capitano a mollare gli ormeggi! Venite! Ciao, capitano Christian! Ciao, Blippi! Wow, che stai facendo? Sciogliamo tutte le cime da ormeggio e usciamo verso la baia! Sì! Non vedo l'ora di osservare da vicino qualche delfino! E quello cos'è? È una bitta. È fatta in modo che qualunque nodo, per quanto stretto, possa allentarsi anche con la cima tesa. Forte!
Basta aprire il nodo così e la cima si sfila dalla bitta. È stato facile? Sì, questa è la cima di prua. La prua è la parte anteriore della barca e questi sono i parabordi che ora ritiriamo all'interno. Evitano che la barca urti contro la banchina. Wow, sono piuttosto grandi. Già, bel lavoro. Fatto! Puoi salire a bordo. Ok. Ora il capitano Christian avvierà i motori e io cercherò di avvistare i delfini. E vai! Abbiamo navigato per tutta la baia e alla fine abbiamo trovato dei delfini! Già! Guardate, provate a cercarli! Eccolo! Vedete il delfino? Laggiù! Ciao! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo visto i delfini! Guardate, quelli sembrano amici! Ciao, delfini! Wow! È fantastico! Oh, eccoli! Sono vicini! Ciao! Nuotano sotto la barca! Guardate qui davanti! Già! Questa è una riserva per uccelli marini chiamata Isola degli Uccelli, perché nessun altro può andarci, è soltanto per loro. Su quest'isola vivono moltissimi volatili. L'anno scorso più di 1500 uccelli sono nati qui. Wow! Sono proprio tanti! E sono di specie tutte diverse. Proviamo ad avvicinarci un po'. Wow, guardate quanti sono! Questi qui davanti sono davvero meravigliosi perché hanno un piumaggio splendido e sono di colore bianco! Questi uccelli si chiamano aironi. Amano fare il nido insieme perché così sono al sicuro e perché sono amici. E guardate, hanno costruito dei piccoli nidi usando rami diversi e ramoscelli per potervi deporre le uova e, al momento giusto, le uova si schiudono e ne vengono fuori tanti piccoli aironi. Che carini! Wow! Guardate laggiù, ci sono anche degli uccelli rosa. Si chiamano spatole rosate. Proviamo a guardare meglio. Già! Si chiamano così perché la loro bocca, anzi becco, ha una forma buffa all'estremità, piatta e tonda come una spatola. Per noi è difficile, ma agli uccelli spatola piace mangiare il loro cibo con quel becco a forma di spatola. Già! E mangiano praticamente di tutto, insetti, pesci e persino rane. Wow! È stupendo osservarli così da vicino. Ehi, avete visto? Guardate! Là c'è un airone appena nato! Già! È accovacciato sotto la sua mamma! Ciao! Wow! Quest'isola degli uccelli è straordinaria! Non ci sono solo le spatole rosate e gli aironi, ci sono anche i pellicani! Non mi sembra di averne visti finora, ma tenete gli occhi aperti! Magari ne avvistiamo uno! Già! Ok, continuo a osservare l'isola per vedere se troviamo un pellicano. Quello laggiù è uno dei volatili che vive sull'isola degli uccelli. Si chiama pellicano. I pellicani sono particolari perché quando nascono, quando escono dal loro uovo, sono molto piccoli, sono come una palla da baseball. E non hanno neanche una piuma, quindi sembrano un po' strani. Ma dopo circa un mese, i pellicani diventano grandi come un pallone da calcio e cominciano a riempirsi di piume. Sono meravigliosi! Guardiamo! Wow! Venite! Ci sono altri uccelli stupendi! Ecco, vedete quello nero laggiù? Quello è un esemplare di
Aninga. È difficile da dire Aninga. Guardate un pellicano! Ciao, signor pellicano! Beh, le aninghe sono stupefacenti perché si tuffano anche in acque molto profonde per catturare il cibo, mangiano i granchi e anche i pesci proprio come i pellicani. La particolarità delle aninghe è che sono davvero molto brave a trattenere il respiro, perciò quando sono sott'acqua possono catturare i granchi e i pesci senza dover respirare. Un vero portento! Invece quella si sta godendo il sole. Ciao, signora Aninga! Davvero incredibile! Provo a vedere se scopro qualche altro uccello. Hey! Mi sono proprio divertito con voi oggi. Abbiamo conosciuto quegli animali marini. Già! Abbiamo visto delfini, uccelli e tante altre creature che strisciano sul fondo del mare. Già! E abbiamo incontrato persone fantastiche che svolgono dei lavori davvero incredibili, come il capitano o il biologo marino. Wow! È stato proprio divertente! Vedere i delfini dal vivo è stato meraviglioso! Erano così simpatici! Wow! Guardate qui! È l'ora del buon laboratorio! E oggi vogliamo creare un oceano in bottiglia! Wow! Lo vedete? Tante conchiglie, degli animaletti, e se lo scuotiamo... Wow! Sembra proprio l'oceano! Ah! E ora possiamo farne uno anche noi! Partiamo da una bottiglia d'acqua e assicuriamoci di togliere tutte le etichette che ci sono all'esterno, così potremo guardare dentro. Bene, ora ci serve l'acqua, perciò adesso prendo una tazza vuota e ci verso l'acqua. Wow! È abbastanza! Comincia già a somigliare all'oceano. Ora vogliamo che sia proprio uguale all'oceano vero, quindi aggiungiamo un po' di colorante alimentare blu. Solo una goccia. Una. Magari ne mettiamo un'altra. Direi che così è perfetto. E ora versiamo tutto nella bottiglia. State molto attenti, è un po' difficile! È fatta! Guardate! Tutta l'acqua è nella bottiglia! Siamo a buon punto! E adesso la parte che preferisco. Qui abbiamo delle conchiglie e delle creature marine! Di tutti i tipi! Guardate, abbiamo una medusa. Poi abbiamo... Wow! Un polpo! Che aspetto buffo! Già! E ancora... qualche granchio. Granchi presi! Già! Mettiamoci anche una tartarughina! Che carina! Ok, ripeschiamo i nostri animali e aggiungiamo anche qualche conchiglia, perciò scegliamo tutte quelle che ci sembrano più belle. Ne prendiamo una bianca. Wow! Guardate questa piccolina, è a forma di spirale. Ne scelgo ancora qualcuna. Ok, ora prendo le conchiglie e le butto nella bottiglia. E adesso le creature marine! Tartaruga, polpo, medusa e un piccolo paguro. Ciao ciao! Una volta messe tutte le conchiglie e gli animali nell'acqua, dobbiamo aggiungere, sapete cosa? Dell'olio, ma prima mi serve ancora un po' d'acqua. Vediamo. Versiamola. Già! Ora c'è abbastanza acqua, quindi versiamo l'olio. Togliamo il tappo
Wow! Guardate che roba! L'olio serve a creare tantissime bolle, perché all'acqua e all'olio non piace mischiarsi. Quasi fino all'orlo! Quasi fino all'orlo! Wow! Ottimo lavoro! Sono emozionato! Ok, la prossima cosa da fare è assicurarci di non combinare nessun disastro. Vogliamo che sia tutto bello pulito. Perciò, ora prendiamo un po' di questo nastro adesivo e lo avvolgiamo tutto intorno al collo della bottiglia, in modo che nell'acqua e nell'olio fuoriescano. Poi potete chiedere a un adulto di tagliarlo per bene con le forbici. E ora ci mettiamo il tappo. E come sicurezza in più lo sigilliamo col nastro. Ah, questo è del mio colore preferito, e cioè l'arancione. Ok, allora ne prendiamo un pezzo e ecco, lo attacchiamo intorno. Dobbiamo fare in modo che né olio né acqua escano. Niente pasticci, capito? Adesso premete bene il nastro e avrete il vostro oceano in bottiglia! Wow! E la cosa che preferisco è scuotere la bottiglia! Wow! Avete visto? Sembra che gli animali all'interno della bottiglia stiano nuotando veloci nell'oceano! E le conchiglie stanno sul fondo, proprio come nella realtà! È stato davvero divertente! Abbiamo fatto un oceano in bottiglia, abbiamo visto i delfini dal vivo, abbiamo visitato l'isola degli uccelli e imparato tantissime cose incredibili sulle creature del mare! Bene! Siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne degli altri, non dovete fare altro che cercare il mio nome. Ehi, facciamo lo spelling del mio nome? Ok! B-L-I-P-P-E! Blippi! Bravissimi! Bene, ci vediamo presto! Ciao ciao! Seguimi e vedrai, ti divertirai. Blippi, Blippi, il mondo scoprirai, molte cose imparerai. Blippi! Ciao a tutti! Ehi, sono io, Blippi. Guardate dove ci troviamo? Esatto, siamo in un grande parco giochi al coperto, nel centro commerciale di Tacoma, Washington. Andiamo! Buon divertimento! Grazie, venite! La prima cosa da fare è toglierci le scarpe. Una scarpa. Due scarpe. Ci vediamo dopo! Wow! Guardate! Wow! È stato divertente girare nella trottola! Ehi, un pianoforte! È stato fantastico, sì! Wow! Proviamo questo gioco a forma di cerchio. Forse seduti qui dentro possiamo girare e andare a testa in giù! Wow! Infatti mi sono capovolto una volta! Ehi, uno scivolo! Coraggio! Proviamolo! Whee! Oh! E per terminare in bellezza continuiamo a girare! Whee! Wow! Adoro girare, e voi? Wow! Wow! Mi gira un po' la testa! Wow! Wow! Wow!
qua? Sì! Sto per sparare queste palline con una pistola giocattolo! Wow! Voi andate di là a controllare se colpisco il bersaglio. È stato fantastico! Non ho colpito il bersaglio, ma ci sono andato vicino! Ehi, parlando di bersagli, guardate, ce n'è uno qui! Wow! Vedete i colori del bersaglio? Già, se partiamo dall'esterno, ci sono il rosso, il giallo, il verde, poi il blu, l'azzurro e di nuovo il rosso. Ehi, sapete come si chiama in inglese il centro del bersaglio? Ebbene, si chiama Occhio del Toro! Yeah! Oh, guardate queste palline! Wow! Sentite, ho un'idea. Mettiamole qui dentro e poi premiamo il pulsante. Stato troppo forte! L'aria ha fatto volare le palline spingendole dal basso verso l'alto. Va bene, ho un'altra idea. Vediamo quante palline riesco a prendere. Oh! Me ne è caduta una! Allora, contiamo quante ne ho in mano. Oh, avete visto? Due sono appena cadute, quindi partiamo da due. Tre, quattro, cinque, 6, 7, 8 palline! Wow! Sono riuscito a tenere in mano un sacco di palline! E ora vediamo di che colore sono! Ecco qua! C'è il rosso, poi il viola e infine l'arancione! Wow! E voi sapete cosa so fare con 3 palline? Sì! Attenzione! Wow, wow, wow. Yeah! Wow! Ciao! Guardate, cammino in equilibrio su questi cuscini circolari. Wow, aspettate un attimo, e questo cos'è? È una palla a punte. Woohoo! E adesso la farò girare molto velocemente. Wow! Ok, ora nell'altro senso. Wow! Va bene, ora la faccio girare lentamente. Pronti? Woohoo! Ragazzi, che forza! Sta arrivando! Woohoo! Avanti, venite! Ok, avete visto? Sto in equilibrio sulle spine del cactus! Au, 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 au! Wow! Guardate questi! Ah! Oh, mamma, io ci posso a malapena! Rimarrò schiacciato! Oh! Wow! Ehi, questa è una coppia di cilindri grossi e arancioni. Ora esco! Ce l'ho fatta! D'accordo, andiamo avanti. Wow! Guardate questa, è un tipo di altalena. È davvero divertente ed è anche rilassante. Voi siete mai stati su un'altalena? Esatto, ad esempio al parco giochi. Io l'ho fatto. Sì, è un bellissimo gioco. L'altalena continua a muoversi perché io mi spingo in avanti quando va avanti. Avanti, avanti. Ora mi spingo indietro. Indietro, avanti. Indietro, avanti. Indietro, avanti! Oh, è fantastico! Ok, vediamo che c'è di là. Bene, ora proverò a saltare oltre questo cilindro rotante. Ma prima ditemi che colori sono questi? Sì, sono l'azzurro e il giallo. Bene, andiamo!
Wow! Oh! Sono uno sciocco! Wow! Ehi! Belli questi! Dobbiamo starci sopra in equilibrio, ma di che colore sono? Wow! 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 Scendo così. Sembrano dei bersagli, non è vero? Sì! Quindi di che colore sono? Ci sono due dei miei colori preferiti qui. Dai, allora partiamo dall'esterno e andiamo verso il centro. Allora, questo colore si chiama arancione. Certo, lo sapevate. E questo che colore è? Esatto, è il giallo. E questo al centro del cerchio? È il colore azzurro. Ecco, due dei miei colori preferiti. Ovvio, l'azzurro e l'arancione. Ancora. Ancora in equilibrio. Wow! Wow! Un ponte tibetano? Azzurro e arancione. Oh, che gioco forte! Wow! Ecco un'altra grande sfida! Oh, sì! Adoro le sfide! Cominciamo! Giro a trottola! Avanti di uno! Adesso contiamo quanti giri riesco a fare sull'ultimo. Pronti? Allora vado! Uno! Due! Tre! Evviva! Wow! Mi gira un po' la testa! Wow! Wow! Bene! Ora devo cercare di non cadere! Wow! 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 Vedete come gira? Per questo è molto difficile starci sopra! Va bene! Ci siamo? Ecco qua, cominciamo! Rosso, verde, grigio! Wow, guardate qui! Esatto, abbiamo un tubo giallo e uno bianco, quasi azzurro! Wow! Bello! Ok, andiamo! Ehi, vedete questo? Se lo ruotiamo verso destra, lo vediamo così. Questa è anche la direzione in cui gira l'orologio analogico. Per questo si chiama senso orario. Ecco, lo vedete? Invece guardate ora. Wow, adesso stiamo girando nel senso contrario, esatto! Lo stiamo facendo girare verso sinistra. Vedete? Sinistra! Sinistra! Questo si chiama senso antiorario. Wow! Andiamo! Wow, sta arrivando! Wow! Oh, arriva! Ok, venite! Wow! Insieme diciamo i colori! Rosso! Grigio! Verde! Oh, un momento! Ho appena detto verde! Questo bottone non è verde! Di che colore è allora? Infatti, questo bottone è arancione! Ehi, guardate qui! Come sono sciocco! È questo il bottone verde! Dai, riproviamoci! Pronti? Arancione! Verde! Rosso! Grigio! Bravissimi! Wow! 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 Guardate qui! È come una rete! Oh, forte! Mi sento come un insetto dentro una ragnatela! Oh! Wow! Che buffo! Wow!
Guardate un po' qui! Già, che cos'è? Wow! Questo è uno scivolo! Già, io adoro gli scivoli perché partiamo dall'alto, ma la gravità ci fa scendere velocemente verso il basso e il grado della pendenza dello scivolo determina la velocità con cui scendiamo insieme a tanti altri fattori come la frizione, la velocità del vento, la resistenza aerodinamica. Ad ogni modo, scommetto che scenderò molto velocemente. Sono pronto! 3, 2, 1... Wow! Ah! È stato fantastico! Adoro scendere da questo scivolo! È super veloce! E poi amo imparare cose! Woohoo! Che bello saltare sul tappeto elastico! Woohoo! Ehi, state a vedere! Ora salterò molto in alto! Wow! 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 Adesso invece salterò molto in basso! Forte! Molto divertente giocare e imparare. Voi vi siete divertiti? Sì, anch'io tanto. Bene, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne degli altri non dovete fare altro che cercare il mio nome. Volete fare lo spelling con me? B-L-I-P-P-I Blippi. Ben fatto. Va bene. A presto! Ciao ciao! Wow! Yeah! Il mondo scoprirai, molte cose imparerai! Blippi! Wow! Hey! Sono io, Blippi! Wow! Ed è divertentissimo arrampicarsi, ma è un po' difficile. È stato un vero spasso. Ehi, facciamo un po' di salutare attività fisica. Facciamo dei bei salti. E ora lo stretching. Allenarsi è veramente fantastico. Ma non dimenticatevi che l'acqua è importante. Allenatevi e poi bevete. Grandi! Guardate qui! È una borraccia piena d'acqua! Wow! È molto importante averne una, così si può bere dell'acqua dopo essersi allenati! Adesso mi sento decisamente meglio e poi è un'ottima cosa mangiare sempre frutta oppure verdura o anche altri snack sani dopo aver fatto esercizio, così abbiamo l'energia per continuare a giocare! Wow! Credo che voi e io dovremmo giocare ancora! Guardate questi cuscinoni! Wow! Sono di tantissimi colori! Rosso, verde, blu e vai! Wow! È stato veramente divertente! Beh, direi che è arrivato il momento che tutti insieme mangiamo qualcosa di sano! E io conosco il posto perfetto dove divertirsi e assaggiare tantissima frutta e verdura super buona! Oh, che ne dite se voi e io prepariamo degli smoothie insieme? Vai! Vi va di venire con me? Oh, grazie! Andiamo allora! Ci vediamo là! Oggi siamo al Rose Smoothie & Co. a Tampa, in Florida! E vai! Venite! Che bello se qualcuno ci preparasse qualcosa di sano!
Benvenuto al Rose Smoothie & Co. Ehi! C'è una persona! Scommetto che ci troverà uno spuntino goloso! Ciao! Io mi chiamo Blippi. E io mi chiamo Gian, lieto di conoscerti. Oh, il piacere è mio! Beh, noi volevamo uno spuntino che fosse sano. Tu ci puoi aiutare? Oh, direi proprio di sì. Beh, noi prima abbiamo ballato molto, fatto esercizio. Secondo te che cosa sarebbe meglio mangiare? Andrei su una smoothie bowl. Wow, una smoothie bowl! E vai! Sembra deliziosa! Che cos'è una smoothie bowl? Te lo spiego subito. È una ciotola con un mix di frutta, verdura, sostanze nutrienti, vitamine e altri cibi sani. Wow! A me sembra perfetta! E a noi piace provare cose nuove, specie se sono salutari. Ehi, sapete che vuol dire, vero? Salutare è quello che fa molto bene al vostro corpo, ai vostri muscoli. Già, ci aiuta a diventare grandi e forti. Dai, assaggiamo la tua smoothie bowl. Va bene, Blippi, vieni di qua. Oh, andiamo! Non vedo l'ora di preparare una smoothie bowl. Ciao, Gian. Ciao, Blippi. Allora, che tipo di smoothie bowl facciamo? Sarà a base di açaí, che è una bacca. A base di açaí? Açaí? Quasi, è açaí. Wow, açaí. È un po' difficile, però secondo me è molto sana e golosa. Sì, infatti lo è. Fa molto bene ed è buonissima. Sei pronto? Certo! Benissimo. Prima cosa, dobbiamo metterci i guanti. Ok. Assicuriamoci di metterli bene. Un guanto. Due guanti. Ottimo. Ora dobbiamo pestare il pacchetto con la sella. Dovrebbe bastare. Che forte quel martello! E ora la mettiamo nel bicchiere del nostro frullatore. Wow, secondo me sarà buonissima quando sarà frullata! Ecco fatto. Ehi, guardate, è di color viola scuro. Tieni, Gian. Allora, che si fa adesso? Ora dobbiamo aggiungere altri ingredienti. La banana. Oh, io adoro le banane! Con la banana sarà super buono! Ok, e ora aggiungiamo un po' di sciroppo di agave. Wow! Agave? Avete mai sentito questo nome? Nemmeno io. Che cos'è? Allora, l'agave è un dolcificante naturale molto sano. Non è come lo zucchero, fa molto meglio, si ricava dalle piante. Fantastico! Quindi abbiamo le banane, abbiamo l'açaí e poi abbiamo l'agave. Dopodiché? Beh, l'ultimo ingrediente è il latte di mandorla. Bene, mi piacciono le mandorle, ok? Ecco fatto. E adesso dove andiamo? Ci spostiamo alla macchina del ghiaccio. Ne prendiamo qualche cubetto. Ok. E poi dobbiamo frullare tutto. Ok, andiamo al frullatore. Sei pronto, Blippi? Vuoi scommetterci? Sarà molto bello vedere che si frulla. E sapete cosa possiamo fare per passare il tempo mentre aspettiamo che il frullatore finisca? Balliamo insieme! E vai! È veramente stupendo! Eh sì! Forza, continuiamo! Ora è arrivato il momento di comporre l'açaí bowl! Guardate quanti ingredienti super golosi ci sono! Qui ci sono tantissime cose buone! Allora abbiamo l'açaí nel suo pacchetto e poi qui abbiamo degli spinaci! Molto buoni! E... ehi! Questa sapete cos'è? Granola croccante! Ehi, Gian, che cosa sono queste scagliette bianche? Quello è cocco in scaglie. Hai detto cocco? Io adoro il cocco! Daranno un tocco speciale. E questo, invece, è... che cos'è? È quasi come il cioccolato, cacao macinato. Cacao? Wow! Mettiamo un po' anche di questo. E invece tutti questi semini? Quei piccoletti sono semi di chia e semi di lino. Wow! A me piacciono i semi! Ehi! Questi sarebbero perfetti se avessimo le ali e fossimo degli uccellini, ma sono buoni anche per noi, soprattutto se vogliamo mangiare sano. Vediamo, queste sappiamo che cosa sono. Allora,
Ecco una bella fragola. E una banana. Wow, queste dobbiamo metterle di sicuro. Perfetto. Ok, sei pronto a comporre la ciotola? Sono prontissimo. Allora torniamo al mix a base di açaí. D'accordo. Prima cosa, aggiungiamo un pochino di granola. Poi mi serve la spatola che abbiamo qui per travasare la nostra açaí nella ciotola con la granola. Wow, era durissima quando era ghiacciata, ma dopo che è stata frullata, guardate, è diversa. È morbida come un impasto. Oh, assomiglia tantissimo al gelato. E vai! A me piace un sacco. Quando l'açaí è nella ciotola, l'appiattiamo e l'ammorbidiamo un po' perché sia bella da vedere. Al Rose Smoothie & Co. siamo super sani, quindi mettiamo verdure verdi ovunque. Davvero? E queste che verdure sono? Sono degli spinaci biologici, Blippi. Spinaci? Gli spinaci fanno diventare forti! Ecco fatto. E adesso mettiamo anche un po' di scaglie di cocco. Wow, scaglie di cocco! Vi ricordate quelle di prima? Bravi, sono super buone e sane. E adesso la parte migliore, prendiamo la frutta per decorare. E vai! Adoro la frutta! Allora, che frutta aggiungiamo? Direi che ci mettiamo pezzi di fragola e di banana. Perfetto, ok. Benissimo. Allora prendiamo un po' di fragole e le mettiamo qui di lato. Oh, quella ciotola non è soltanto sana e deliziosa, ma anche molto molto colorata. Ecco qua, il prossimo passaggio è metterci la banana. E per farlo dobbiamo tagliarla. D'accordo. Mi raccomando, prima di usare qualunque coltello, assicuratevi che ci sia un adulto con voi, oppure chiedete il permesso. Ah, sono un professionista, Blippi. Credo di potercela fare. Oh, guardate cosa fa! Ha sbucciato la banana e ora la taglia a bastoncini. Wow, starà benissimo dentro l'açaí bowl. Devo ancora tagliarla a pezzi piccoli piccoli. E adesso la mettiamo nella ciotola. La avviciniamo, così è più facile. A questo punto dobbiamo aggiungere i nostri piccoli pezzi di cacao. Oh, guardate quanto ce n'è lì dentro! Posso mettercene ancora un pochino? Assolutamente sì, puoi aggiungerne un altro misurino. Ok, ci penso io, un bel misurino di cacao. Wow, sta piovendo cioccolato! Gnami! Oh, è stato bellissimo! Un ultimo passaggio, Blippi, e poi potrai assaggiarla. I semini, lo sapevi, eh? Oh, guardate quanti sono! Wow, sono tantissimi! Siamo pronti! Ora pioveranno semi! Bello, è stato divertente, no? Abbiamo finito? Abbiamo finito, Blippi, è tutta tua! Wow, è fantastica! È super appetitosa! E quanti colori! Abbiamo la granola e il mix con l'açaí e tutte queste meraviglie sopra! E vai! Non vedo l'ora di assaggiare questa deliziosa smoothie bowl. Ehi, Gian, questa è una smoothie bowl perché la mangiamo con un cucchiaino ed è in una ciotola, ma se preferissi qualcosa in un bicchiere e che si beva con una cannuccia? Beh, possiamo fare un frullato. Oh, dai, un frullato! Mi piacerebbe un sacco berne uno e vai! Sembra proprio buono, ma... Sono contento. Ci insegni anche come si prepara un frullato? Certo, qui al Rose Smoothie & Co. proponiamo dei frullati verdi, quindi super salutari. Oh, non vedo l'ora di preparare un frullato verde. Ma prima voglio provare questa. Allora, qual è il primo passaggio per fare un buon frullato? Per prima cosa ci serve il frullatore. E che cosa ci mettiamo dentro? Beh, iniziamo con gli ingredienti più facili da frullare. Ok. Quindi il primo sarà un succo. Adoro i succhi, soprattutto i succhi di frutta. Dopodiché mettiamo le nostre verdure verdi da frullare. Adoro gli spinaci e le verdure verdi, ok. Bene, e adesso? Dovrai fare tu il prossimo passaggio. Ok, credo di sapere cosa stiamo per fare. Aggiungiamo della frutta? Sì, esatto. Inizia a mettere della banana. Ok, faccio subito. Aggiungo la banana. E...
anche un po' di questo. Lo sapete che frutto è questo? Già, è del favoloso mango! Ok, lo aggiungiamo. Wow! E uno dei miei frutti preferiti, l'ultimo frutto che ci serve è... dell'ananas in pezzi! Già! Ci mettiamo un po' di semi e poi il ghiaccio. Quindi ci metto dei semi? Sì, mettili pure direttamente nel frullatore. Ok, pioggia di semi! Fatto! Adesso cosa ci mettiamo? È arrivato il momento del ghiaccio! Ok, da questa parte! Lo raccogliamo e... dentro il frullatore! Bravissimo! Perfetto, quindi che cosa ci facciamo? Non resta che frullarlo! Ok, prendilo tu! D'accordo! Sei pronto ad assaggiare il frullato? Ah, sono prontissimo e non vedo l'ora! Assaggiamolo! Arriva subito! Sembra proprio buonissimo! E poi? Beh, un po' somiglia alla smoothie bowl, ma quella si mangia in una ciotola con il cucchiaino, mentre questo... il frullato... grazie, Gian! Si beve con la cannuccia. Ok, la infiliamo qui. Dobbiamo togliere la carta. Oh, mi daresti una mano? Con molto piacere! Oh, non vedo l'ora di assaggiare il frullato! Ok, sentiamo com'è. Oh, grande! Questo frullato è spettacolare! E in più è anche super sano! Ne prendo un altro sorso. Ci vediamo dopo! Hey! Wow! È stato divertentissimo imparare come si preparano i frullati al Rose Mutico! E vai! Sono davvero fantastici! E anche sani, perché sono biologici! Ehi! Hey! Cosa c'è là in fondo? Wow! Avete visto? C'è scritto tavolo dello chef! Scommetto che mangeremo tante cose squisite! Wow! E questa cos'è? È l'immagine di una lingua? Che sciocco! Ma perché mai c'è l'immagine di una lingua? Ovvio, perché la nostra lingua ci serve a sentire i gusti! Ci serve a sentire i gusti, perché sulla lingua abbiamo le papille gustative. Già! E loro dicono al cervello se quel che mangiamo è dolce oppure aspro. Wow! Prova di degustazione. Scommetto che assaggeremo un sacco di gusti nuovi! Non sto nella pelle! Andiamo a vedere che cosa ci aspetta! Venite! Wow, ragazzi! Siamo arrivati al tavolo dello chef! Guardate questi piccoli piatti coperti! Già, secondo me contengono tutti qualcosa di buono! Iniziamo da qui! Guardate un po'! Qui c'è un pompelmo! Scommetto che questo pompelmo sarà squisito! Ok, assaggiamolo! Questo pompelmo è veramente buono! Ha un gusto un po' amaro, esatto! Sicuramente non è molto dolce, ma non è niente male! È soltanto un pochino amaro! A me piace! Ehi! Dobbiamo scoprire che cosa c'è sotto questo coperchio. Vediamo. Wow! Avete visto? Questo? Scommetto che lo sapete che cos'è. È un buonissimo pretzel. Diamoci un morso. Questo pretzel è super saporito! Già, perché è molto salato! Vedete? Qui sopra non è per niente liscio, perché ci sono questi! Tanti piccolissimi cristalli di sale! Già, e questo sale piace tantissimo alle mie papille gustative! Ciao, pretzel! Wow! Guardate qui! Questo è un piccolo triangolo. Già, è un triangolo perché ha 1, 2, 3 lati. Guardate che carino.
questo triangolo è un pezzo di cocomero. Non resisto, devo assaggiarlo. Questo pezzo di cocomero è super dolce. Adoro i sapori così dolci perché mi rendono super felice. Già! Sicuramente dopo ne mangerò ancora un po'. Ok, siamo quasi alla fine. Sono così impaziente di scoprire cosa c'è. È una fettina molto piccola. Questo è del lime. È di colore verde. Ma lo assaggiamo. Questo ha un sapore molto, molto particolare. È aspro. Questo lime è molto aspro. E mi fa fare delle smorfie e dei movimenti molto strani. Provo ad assaggiarlo di nuovo. A me piace l'aspro di questo lime. Mi sento molto più sveglio. Allora, siamo arrivati all'ultimo assaggio. Vediamo che cosa c'è. È un peperoncino. E questo è verde. E questo è arancione. E quest'ultimo rosso. Credo che proverò il peperoncino arancione. È il mio colore preferito. Ok. Assaggiamo. Ma soltanto un pezzettino. Quel peperoncino è veramente super piccante! Nella mia bocca sta andando tutto in fiamme! È così piccante! Dell'acqua fresca ne ho bisogno! Qualcuno ha dell'acqua? Acqua! Devo trovare dell'acqua! Ho trovato dell'acqua! Va molto meglio. A me piace il cibo piccante, ma a volte serve bere un po' d'acqua dopo averlo mangiato perché lascia la bocca così scombussolata. Beh, è stato un vero spasso e spero di assaggiare presto altre cose insieme a voi. Wow! Ci siamo davvero divertiti un mondo oggi. Abbiamo imparato un mucchio di cose diverse. Per esempio che muoversi fa bene alla salute. E poi che è importante nutrire il corpo con cibo sano e salutare come la frutta. Ed è stato super bello imparare a preparare i frullati e a sentire i gusti. Che sciocco! Beh, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne qualcun altro, non dovete fare altro che cercare il mio nome. Ehi, facciamo lo spelling del mio nome? Grandi! B-L-I... Pipì! Ottimo lavoro! Beh, ci si vede prestissimo! Ciao ciao! Quasi dimenticavo! Sempre bere tantissima acqua! Pipì, seguimi e vedrai, ti divertirai! Scoprirai, molte cose imparerai. Blippi! Come on everyone, let's make learning fun. So much to learn about, it'll make you wanna shout. Blippi!